Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, bentornati sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. In questo video della microirrigazione vi avevo detto che avevo la pressione idrica della rete comunale molto bassa. In questo video andiamo a rimettere in sesto l'autoclave. Ho comprato tutti i componenti e i raccordi necessari per rifare l'impianto da capo. Andiamo a vedere. Estraggo il serbatoio dell'acqua fermo lì da anni per una revisione e una bella pulita. Pulisco tutto l'esterno con l'idropulitrice e il sapone per i piatti. Conviene seguire questa attività con prodotti non contaminanti e che non lasciano residui, poiché comunque il serbatoio dovrà contenere acqua potabile. All'interno eseguo il trattamento anti-legionella con la mucchina come mi ha consigliato il consorzio agrario. Poi riempio il serbatoio e lascio agire il prodotto per un paio di giorni prima di un bel risciacquo. Una volta risciacquato il serbatoio, con l'aiuto del mio assistente rimuovo i raccordi di carico e scarico dell'acqua e installo quelli nuovi. Preparo ed installo il galleggiante nuovo. Per completare l'attività sul serbatoio, installo anche i rubinetti di carico e scarico dell'acqua. Porto il serbatoio in posizione e inizio la preparazione di tutti i raccordi necessari per completare l'installazione. Per la mia tipologia di abitazione mi hanno consigliato un motore da un cavallo, io ho preso questo della DAB da 750 W e un press control. Sul circuito dell'acqua installerò anche due bicchieri portafiltro, uno per i sedimenti all'ingresso del serbatoio, uno in uscita per le parti più piccole.
installo il press control sul motore verificando il corretto verso del flusso dell'acqua. Ed infine effettuo le connessioni elettriche del motore al press control utilizzando gli schemi elettrici presenti nei coperchi dei due apparati. Test di funzionamento del motore, se va in errore è tutto montato correttamente perché non riconosce il flusso dell'acqua.